Incremento rispetto alla settimana precedente del 13,89% di prime dosi somministrate per la fascia d'età che va dai 50 ai 59 anni in Sicilia. Sale invece del 10,73% la percentuale di prime dosi per la fascia dei 30-39 anni rispetto alla settimana che andava dal 9 al 15 settembre. Aumento dell'8% anche per la fascia di popolazione che va dai 40 ai 49 anni e infine tra i 20 e i 29 anni la percentuale del 5,31% in più, sempre facendo il confronto con i 7 giorni precedenti. Il governo Musumeci e tutte le strutture sanitarie siciliane, afferma l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, sono impegnate a fondo per vaccinare quanti più siciliani possibile. È probabile che l'effetto dell'obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro si faccia sentire ancora di più nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Prosegue poi con un invito alla vaccinazione e aggiunge l'unica via per sconfiggere il virus e tornare alla normalità è quella del vaccino. I dati arrivano dal monitoraggio della Task Force Vaccini della Regione Siciliana, che ha registrato un incremento delle somministrazioni di prime dosi dal 16 al 22 settembre per le fasce che vanno dai 20 ai 59 anni, quelle lavorative, anche se complessivamente rispetto ai sette giorni precedenti c'è stata una flessione del 5,99%, con un totale di 54.907 prime dosi rispetto alle precedenti 58.406. La diminuzione viene registrata nella fascia over 60 e 12-19 anni. In quest'ultima, infatti, la percentuale di decremento del 46,57% facendo sempre il confronto con i dati della settimana precedente.